64esima edizione del Festival di Sanremo, un festival che come ogni anno coinvolge centinaia di professionisti del settore e in questa edizione 2014 umilmente ne faccio parte anche io, insieme a una squadra di tecnici sotto la guida del direttore di palco ormai storico Pippo Balestrieri, ci occuperemo della gestione e movimentazione in scena del backline per l'orchestra, gli artisti in gara e gli ospiti nelle varie serate. Ma so che ci sono domande insolute, curiosità che da anni vi tolgono il sonno. E Perez Web poteva farsi scappare un'occasione del genere? Seguitemi. Un po' di amplificatori pronti per entrare in scena. Il Leslie dell'organo Hammond. Siamo nel punto più alto del palco, l'ultimo balconcino, diciamo, dove ci sono i fiati. Quelle che vedete laggiù sono le isobox, sostanzialmente sono dei bauli dove all'interno sono state posizionate le casse degli amplificatori di chitarra. Lasciando le casse qua dentro, microfonate e gli amplificatori giù, possiamo far suonare i chitarristi a un volume anche abbastanza sostenuto senza avere rientri negli altri microfoni. Siamo talmente alti che è necessario avere dei monitor per poter vedere il direttore, altrimenti sarebbe veramente impossibile. Siamo sotto il palco del Teatro Ariston di Sanremo, questa è la zona che stiamo utilizzando per tenere gli strumenti che andranno poi nella sala prove durante i giorni del festival, altri sono già stati messi su, sono quelli dell'orchestra, queste sono tutte le custodie delle chitarre e dei bassi. Questa è proprio una parte nascosta che noi utilizziamo durante i giorni di prove per tenere gli strumenti da parte, poi piano piano li portiamo nel retropalco. Questo organo mostruoso che vedete è il sistema di gestione della famosa scala sanremese, una scala che praticamente è pneumatica, credo, e sale, appare dal piano del palco e va su. Siamo esattamente sotto il palco. Cosa si fa durante i momenti morti? Ecco, allora vi presento Fabio, il nostro tecnico dei bassi e tastiere. Qui abbiamo Valerio, il nostro tecnico delle batterie. Qui abbiamo Perez, mi conoscete, tecnico delle chitarre e dei disastri, eccolo qua. Le incessanti prove per il balletto della prima serata. Batteria per master. ST. E dal grande palco al piccolo palco, allestimento sala prove nel cinema Ritz. Hai capito? Filosofia. Cavallo, cavallo della Rai nel secchione. Nella mia mente conto quasi un centinaio di portanti radiofrequenza. Ci tra siamo. Dentro e fuori, sì. Tra dentro e fuori ci siamo. Sono 92 sì. Portanti tra dentro e fuori. Intorno alla metà di novembre vengo su, faccio una scansione dell'etere per vedere i portanti del DVB-T che possono interferire e in base a quello poi porto su il materiale idoneo per poter tirare su 40 di microfono. Beh, qui c'è la parte audio, c'è parte dei pannelli di acquisizione dell'audio in rame, da qualche parte i cavi devono entrare. E la problematica più comune? Ma che naturalmente che o si sovrammodulino, intermodulino, comunque si diano interferenza reciproca e diano anche interferenza o ricevono interferenza dall'esterno. Quindi quando esce fuori un'interferenza? Interveniamo con degli strumenti veramente quelli più idonei per trovare l'interferenza e chi interferisce. Ok. E quindi nel momento in cui troviamo chi interferisce,
e gli chiediamo di smettere. Questo è il nostro terzo collega, lo chiamiamo il ragioniere. Con lui si può ragionare o forse non si ragiona. Quindi noi col ragioniere ci presentiamo e invitiamo il disturbatore a spegnere la portante. Stiamo per iniziare l'ultima serata del Festival di Sanremo. Scalettiamoci. Quinta e ultima serata, sabato 22 febbraio. Ecco Pippo Balestrieri, direttore di palco indiscusso del Festival di Sanremo. Sto qui alla Tana dell'Orso Bruno, dove c'è la batteria che entrerà in scena. Tecnicamente noi abbiamo preparato Gualazzi, Bloody Beatles, Arisa e Rubino. Adesso hanno suonato tutti e tre e quindi siamo pronti con le tre situazioni. Arisa è soltanto la voce, Rubino al pianoforte è già in scena su un lato e Gualazzi, Bloody Beatles abbiamo risistemato di nuovo tutta l'ambaradà. Pronti per uscire, ci comunicheranno chi vince l'edizione 2014 del Festival di Sanremo e noi saremo pronti a entrare in scena con l'eventuale strumentazione di uno o dell'altro. Vabbè, ha vinto Arisa, l'ha comunicato Fazio adesso, quindi solo voce. Ti è dispiaciuto? Volevi entrare un'altra volta col Fender Rhodes? Il famoso premio. Che emozione! Intanto mangio una barretta del sesamo! Lei qui in veste di? Backline. Backline. Una piccola carrellata sui suoi strumenti? I miei. Non sono i miei. Gli strumenti fossero, che lei gestisce? Fossero i miei, mi sarei già venduti. Ah, se li sarebbe già venduti. Ma mi dica, signor Perrel, come... Cosa le rimane di questo Festival di Sanremo 2014? Due occhiaie così. Ha dormito poco? Sì, dei polpacci. Ha dormito. Quanto ha mangiato? Quanti chili ha preso per questa trasferta, signor Perez? Diciamo quelli della valigia. Chili della valigia, quelli ho preso. Siamo pronti per tornare a casa? No, domani c'è Domenica Inn. E dopo Domenica Inn? Andiamo a casa. Cioè, cosa farà? A casa? Lunedì out. Out. Sì, farà out. Il suo out. Farò il mio out. Grazie ancora, signor Perez. Grazie a lei. Buona serata. Signor Rai. Grazie. Arrivederci. È finita, veramente. Faccio così in modo.